Oggi ho scelto un'apparecchiata speciale, ma proprio speciale, perché ho scelto il colore retro, che in realtà è un colore molto molto delicato, chiaramente sempre una tovaglia in lino, e il decoro che più mi piaceva è appunto il pizzo elegante e l'ho mescolato con questa pioggia di Swarovski. E mi piace abbinare una tovaglia così importante, anche così nobile, assieme a dei piatti molto semplici e all'essenzialità di un bicchiere di cristallo. E poi questa è la nuova grande sorpresa, questo cuore pieno di cristalli che diventa un nuovo legatovagliolo, sempre abbinato al tovagliolo in puro lino di Arte Pura. E poi mi sembrava veramente accogliente appendere sopra la nostra apparecchiata questi cuori di una forma irregolare, come sempre con il mio tratto grafico che rappresenta un cuore pieno di luce. Questo è altrettanto un oggetto simpatico, facile, di facile utilizzo, che potete appoggiare in qualsiasi momento sulla vostra apparecchiata e potete appoggiarvi, mettervi il pane oppure usarlo come portatovaglioli da utilizzare come un'apparecchiata nuova, diversa, dove ogni ospite può prendere il proprio tovagliolo. Beh, questo era uno sfizio. Immaginatevi la principessa che arriva con un cilindro e con la sua pochette. Chiaramente anche la pochette diventa un oggetto molto molto femminile con il decoro del cuore, delle sue luci e come sempre quando la si gira la grande sorpresa di una scritta molto molto delicata. Ma passiamo al cuscino, guardate che sorpresa! Questo cuore in ciniglia, che potete scegliere se volete il cuore più piccolo, il cuore più grande, oppure fare come ho deciso io oggi, di abbinarli tutti e due su una sedia. Se invece volete fare un'apparecchiata meno romantica e quindi più nobile, io a questa tovaglia abbinerei assolutamente il cuscino in 40x40, sempre in colore retro in lino, con questi strass appoggiati sui suoi fianchi. Ecco che diventa la vostra scelta, oppure per i vostri bimbi appoggiate sulla sedia il cuore, per i vostri ospiti invece scegliete il cuscino basico, classico di Arte Pura, ma con il decoro degli strass.